Finalmente si trovò la fidanzata, le propose apertamente, quale cosa molto urgente, qualche gioia anticipata. Per amore o per l'onore, per la vera libertà, si poteva, lui diceva, fare senza potestà. No. No. I privilegi, sui privilegi, qui non c'è da fare un processo, Luigi non è imputato, voi non siete dei giudici, voi siete, non potete essere altro che uomini di Stato e rappresentanti della nazione, non dovete mettere una sentenza a favore o contro un uomo, dovete prendere una misura di salute pubblica. Dovete compiere un atto di provvidenza nazionale. Luigi non può dunque essere giudicato, è già giudicato. O egli è già condannato, oppure la Repubblica non è assoluta. Io, Robespierre, vi propongo di decidere seduta stante la sua sorte. Per lui io chiedo che la Convenzione lo dichiari da questo momento traditore della nazione francese e criminale verso l'umanità. Chiedo che essa dia al mondo un grande esempio nello stesso luogo dove sono morti il 10 agosto i generosi martiri della libertà. Io chiedo che questo memorabile avvenimento sia consacrato da un monumento destinato a nutrire nel cuore dei popoli il sentimento dei loro diritti e l'orrore dei tiranni.